Come ti senti, amore mio? Cazzo, se lo prendo l'ammazzo. Mi sa che Matteo. Dai, voglio ad aprire allora. Se non te la senti, ti dico di ripassare un'altra volta. No, dai, fallo entrare. Sì? Vabbè. Ehi, come stai? Pare che non è nulla di rotto. Ma che paura. Certo, ci siamo presi uno spavento. Però te l'avevo detto che non dovevi uscire da sola. Sì, e che facevo? Stavo a casa di Federica fino a quando voi non finivate. Quanto dove è andata l'uscita? È uscita un attimo, è andata da un'amica sua. Comunque ha detto che tra un po' ritorna. Ma venite pure voi domenica da mamma? Sì, gliel'ho già detto. Però se riunione di famiglia, due coglioni. Sì, vabbè, ma lo sai che lei ci tiene. Sì, capito. Lo volevo ammazzare quel negro di merda. Ti va una birra? Sì, grazie a te. Mi stai accendendo, Matteo, per favore? Sì. Amore, ti devo parlare. Che c'è, amore mio? Dimmi, che succede? Lucia, non dovresti correre dopo una sorta del genere. Amore, però Matteo ha ragione. Tu ti devi riposare, non puoi stare qui. Ti devo parlare da soli, da soli. Sì, vabbè, è meglio che vado via. Comunque ero venuto per riportarti questo. Devi averlo perso ieri sera.